Amici e amiche di Gastube, oggi un pedale che non vi fa suonare velocissimo, tipo gli overdrive o i distorsori, quelli proprio cattivi da rocker, ma un pedale che vi fa suonare lentissimamente, perché dà a ogni nota un valore un po' diverso rispetto a quando la suonate normalmente, nel momento in cui lo andate ad accendere. Ambient, della serie Fundamental di Warrus, sicuramente un'azienda che sa il fatto suo per tutto quello che è il mondo ambient, appunto, un riverbero molto speciale, lo definirei così, un riverbero assolutamente speciale che non consiglio per i soliti riverberini noiosetti, ma per veramente dei suoni magici e un po' matti. E sigla e ve lo faccio ascoltare perché merita di brutto. Quando mi arrivano le cose da provare qua, dico, farà il caso mio? Speriamo, perché se no lo devo mandare indietro, perché io quello che non mi piace non ve lo porto come mia selezione qua sul canale, no? Quindi viene mandato indietro e invece quello che mi piace lo porto come selezione qua sul canale. Quando mi è arrivato l'ambient ho detto, oh, proviamolo, vediamo com'è, avevo buone aspettative, non sono state deluse. Suona veramente bene. E il pedale è perfetto se volete avvicinarvi a questi sound un pochino spaziali, no? Senza mani. E questo tipo di sonorità qua, molto molto spaziale, che sicuramente serve a raccontare. Il gioco che voglio fare con voi oggi parte con la modalità crepo, la modalità deep, quindi questo selettore a sinistra per sceglierla, e decay molto alto, quindi lunghezza di riverbero molto alto, tono a metà e mix molto alto, di modo che si senta bene il sound del riverbero, oltre che quello della chitarra. Si sentirà un filino la chitarra, per la verità, per il resto sarà il riverbero. Questo è il suono che esce fuori. Un giochino con voi. Scrivetemi nei commenti dove siamo. Intendo, chiudete gli occhi, ascoltate, ditemi se siamo in mezzo a una giungla, in monolocale, l'ottavo piano a Brooklyn, oppure se siamo in un giro per lo spazio più buio di tutti, su una navicella spaziale da soli, oppure se siamo in fondo al mare. Questa è una macchina che serve a creare emozioni, a evocare emozioni. Quindi ditemi voi dove siamo. Poi vi dico dove siamo secondo me. Ho voluto un po' cullarvi in questa atmosfera che definirei subacquea. Cioè, l'idea era quella di costruire un mondo un po' sott'acqua, molto lento, morbido. L'ho fatto utilizzando questo particolare algoritmo, perché è quello che mette in luce la componente più scura, più cupa del suono. Fate caso che se clicco, ciao raga, qua è finita la vita ormai, se plettro una nota alta così, sotto si sente un pochino una nota bassa perché aggiunge l'ottava giù. Quella ottava lì. È molto interessante perché crea questa amalgama molto morbida, molto lenta. Quindi, secondo me, è perfetto per questo tipo di sonorità. L'opposto rispetto alla sonorità Lush, che non tocco nulla dei controlli, che lascio esattamente uguali. Sentite subito che siamo dall'altra parte, perché è tutto più scintillante. Dura anche molto di più la coda del riverbero. Io questo lo userei per una roba di questo tipo.
Sembra quasi che sotto ci sia un synth. Mi viene un po' da accorciare la durata per questo tipo di sonorità su un arpeggio, perché sì, voglio che si senta, ma forse era un po' lunghetta. Già così, ragà, continua per ore, quindi insomma, magari in una tipologia di arpeggio di questo tipo un pochetto di meno, ma sentite come scintilla. Se volete un po' meno effetto, abbassate il mix, lo portate a metà. Super bello, in realtà qua mi piace tantissimo sfruttare i suoni un po' esagerati, metto tutto quasi al massimo e ottengo sonorità bellissime anche per quando fate questi accordi tipici del mondo ambient con tonica e terza. Qua di nuovo vi chiedo, commentate facendomi sapere qual è l'immagine che vi fa venire in mente questo suono. Parlo per me. Questo tipo di sonorità a me fa venire in mente un po' degli sbuffi di vapore, mi fa venire in mente appunto sonorità molto molto rarefatte, mi richiama il freddo, probabilmente per quelle alte frequenze che si sentono bene su questa tipologia di riverbero. Tutto questo pippone sulle sensazioni, perché questo tipo di effetto non nasce con l'idea di fare un riverbero normale, è un riverbero che deve gioco forza raccontare qualcosa e aggiungere qualcosa al nostro suonato, altrimenti non ha veramente senso. Quindi il mio consiglio è di chiudere gli occhi veramente e di dire dove mi sta portando questo tipo di suono, questa sonorità. Mi porta in Africa o mi porta in Alaska? Mi porta in un luogo con tanta gente o con poca gente? Quello è il punto di questo tipo di sonorità qua. Vi faccio sentire anche Haze, che è la sonorità a destra, che è bellissima per un'altra tipologia di sonorità, appunto, proprio perché è diversa. Quindi mi viene da settarla in questo modo, un pochino meno di lunghezza, un pochino, anzi lasciamo a metà il tono, perché è una tipologia di suono molto utilizzabile, per esempio, per una cosa di questo tipo. Sentite quanto muove questo suono, cioè vi faccio una nota soltanto e vi invito proprio ad ascoltare quanto muova questo suono una volta che finisce di suonare la chitarra, perché quello è proprio quello il punto. Una nota sola. Sentite come si rimpasta tutto, muove in continuazione, sembra rotolare su se stesso. A me sembra una piccola valanga, mi sembra un posto ancora più aperto degli altri, forse di nuovo grazie alle acute che si sentono molto bene. E ha una particolarità molto importante, cioè che mi sembra che questo tipo di riverbero arrivi un attimo dopo aver plettrato, il che permette di avere quello che si chiama in gergo il pre-delay, che sembra un gioco di parole tra delay e riverbero, ma in realtà è un buco dal momento in cui suona una nota a quando effettivamente si sente il riverbero. Questo permette di avere le note molto più in faccia, per quello mi viene da suonare questo tipo di cose qua. Oppure in alternativa. Bellissimo, lui non usava questo, lo sappiamo tutti che non usava questo, non esisteva questo all'epoca, però ci sta, cioè questo è il punto, ci sta di brutto e vi aggiungo una cosa, se scendo giù
con la quantità, cioè la dimensione della stanza che vado a simulare, e lascio il mix intorno alla metà, di nuovo anche questo, sentite quanto è bello su un arpeggino. Aggiunge veramente qualcosa di magico, cioè, raga, questo è senza niente, solo col JTM 20 impulito. Cioè, la magia non c'è più, per quello dico che è un oggetto magico. Aggiunge, scusate, un qualcosina di una spezia unica, un qualcosa che è proprio bello. E il punto è, si può ottenere con altri pedali? Sì, si può ottenere con altri pedali a questa cifra? Non voglio dire di no in assoluto, ma questo è sicuramente il best buy, secondo me, in questa cifra, perché avete in un nanosecondo la sonorità giusta, perfetta, senza sbattervi con chissà quale tipologia di controlli. Qual è la dimensione del riverbero? Qual è il tono del riverbero, quindi un equalizzatore più chiuso oppure più aperto? E qual è il mix tra la vostra chitarra e il riverbero? Fine. Vi faccio notare che, e chiudo con questo, se io metto al minimo il tono e gli altri due controlli a metà, ottengo un sound comunque bellissimo. Se lo accendo è meglio. Perché è un pochino più educato, sta un pelino più indietro rispetto a prima. Si sente, è comunque aperto, come tipologia di riverbero, si sente comunque molto bene, ma è un po' più indietro. A questo serve avere l'equalizzatore sul riverbero, soprattutto se fate suoni ambientali. Un pochino più chiuso, quindi un pochino più scuro, sta un po' più indietro e vi lascia la chitarra più in faccia. Un pochino più aperto, quindi un pochino più, mi viene da dire, lucido, un pochino più luminoso, mi viene da dire, insomma, con più alte frequenze, tende a prendersi la scena e quindi lascia quasi indietro il sound nudo e crudo della chitarra. Questo è il senso e questo è il motivo per cui c'è questo equalizzatore. Grande pedale, fatemi sapere cosa ne pensate in descrizione, grazie a Warus e Face che me l'hanno mandato, veramente molto molto bello per la cifra, continuo a dirvi, assoluto best buy, link in descrizione se volete un po' di informazioni in più e noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!